La giustizia spagnola ha disposto la scarcerazione di 9 detenuti dell'ETA. La decisione dell'Audiencia Nazionale segue una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha annullato l'estensione della pena stabilita dalle autorità spagnole in base alla cosiddetta dottrina Parot, misura eccezionale introdotta dalla Corte Suprema spagnola nel 2006 che prevede appunto la possibilità di prolungare la permanenza in carcere. La sentenza ha portato alla scarcerazione dopo 26 anni di Inés del Río, una militante condannata a quasi 4.000 anni per 24 omicidi, evento che ha suscitato rancore tra i parenti delle vittime dell'ETA, considerata da molti paesi occidentali organizzazione terroristica. Secondo la magistratura spagnola, i 9 detenuti appena liberati si trovavano in una situazione identica a quella della donna ed è stata così disposta la scarcerazione. Prossimamente la giustizia spagnola dovrebbe liberare altri prigionieri dell'ETA.